Peppino il Booter. Marco, aspetti un attimo di avviare il video. Volevo farmi una doccia e mi puzzano le ascelle. Lavati le ascelle e basta. Benvenuti sullo strano canale. Salutate Gisella, ragazzi. Ciao Gisella, salutate Gisella, ragazzi. Se potete un attimo salutare Gisella, che c'è appena. Cioè, non sta parlando con noi precisamente, però comunque è stata molto gentile a fare ciao all'inizio del video. Ciao, ciao bella. Ciao Gisellona, ciao. Per la storia di oggi andiamo in Canada a conoscere l'esecrabile figura di un'infermiera di... Alexa, cosa vuol dire esecrabile? Esecrabile è una parola che significa degno di esecrazione. Ho risposto alla tua domanda? No. Grazie per il tuo feedback. Eh? Cosa fai? Alexa, cosa vuol dire esecrazione? Esecrazione significa sentimento di estremo orrore e disprezzo. Per altri significati, chiedimi altre definizioni per esecrazione. Questa storia fa paura! Scusami Gisella, è che veramente... Prima ho visto uno stronzo. Come Elizabeth. Che cosa ha fatto? Nulla di cui andare fiera. L'angelo della morte. Ah. Attenzione, se ti spaventi è perché sei un pussy. Stronzo, muori. L'ho detto io, l'ha detto Gisella. Eh? Elizabeth Bettlofer nasce il 10 giugno 1967. Allora, qualsiasi cosa abbia ricevuto nella sua vita Elizabeth McFoot, non dico che la meritava, ma questa faccia qua non me la so immaginare in un contesto sociale adeguato a non fargli male in continuazione. Questo perché? Perché la gente è stronza. Ciao Marco, la gente ti consiglio di leggere o vedere qualcosa di Alan Watts. Ti aiuterà. Alan Watts? Non lo conosco. Alfio 3, mi consigli qualcosa? Lost, grazie per l'abbonamento. A Woodstock, in Ontario, Canada. Grazie, Space Shifter. Che horror faccio oggi? Si chiama, non è un horror, però mi hanno detto che è un bellissimo gioco. Si chiama The Return of Abra Dyn. Alza il volume di chi? Di lei o mio? Di Gisellona? Lo faccio subito, amici. Nasce in una famiglia molto religiosa e con due genitori severi che controllano ogni aspetto della sua vita. È una bambina timida e introversa. Beh, che a scuola non riceve il migliore dei trattamenti. Non so perché lo immaginavo. La parola bullismo a quel tempo ancora non esisteva. Quindi si poteva fare? Ma sappiamo tutti di cosa stiamo parlando. La reazione di Elizabeth è quella di far finta di nulla, covando nell'animo un rancore. Ma è la tizia di... Ma è la tizia di Scooby-Doo? Come si chiamava? Elma? Come si chiamava? È veramente lei? Come si chiama la tizia? Niente Scary Time? Ma certo che... Giochiamo? Certo che giochiamo. Velma. Certo che giochiamo all'horror, ragazzi. Ce lo giochiamo dopo. Cuore profondo, che poi sfocerà in azioni esecrate. Ma stai zitto, non toccare Velma. Technical glitch, non sto toccando Velma, dico solamente che è uguale. Non è il tipo che perdona e fa di tutto per cercare di farsi accettare dai suoi coetanei. Anzi, mentre cresce, la sua natura si fa sempre più cinica e crudele e confeziona una maschera sorridente per impedire al prossimo di guardare nel suo animo. Vabbè, cosa ci deve essere nel suo animo? Scopre in giovane età di essere bisessuale. Ovviamente. E intrattiene relazioni superficiali con entrambi i sessi. Posso chiedervi di cliccare tutti su NordVPN? Solamente cliccare e poi uscite. Ottiene una laurea in educazione religiosa al London Baptist Bible College, probabilmente per far contenti i genitori. La vita... Che vuol dire ovviamente, Marco? Che fra chi ha una vita assolutamente accidentata a livello sociale è molto comune avere essere bisessuale o comunque avere essere un po' pronti a tutto, ecco, non so cosa dire. Per lei è sempre difficile
per via del padre che non accetta la sua bisessualità e le impedisce di frequentare persone dalla mentalità aperta che potrebbero farle superare insicurezze e paure. Viene addirittura spedita in uno di quei centri religiosi che merda, no? Il centro che ti fa diventare etero. Che si ripropongono di, tra virgolette, curare l'omosessualità. Esistono ancora, ragazzi, in tutto il mondo. Considerata come una malattia mentale a suon di preghiere. L'esperienza... Curi una malattia mentale con una malattia mentale. Complimenti, religiosi. Sa per lei. Non che sia una malattia mentale, però lo pensano loro. Il disegno l'ho fatto, se vuoi vederlo su Instagram ci sta anche il timelapse. Cazzo Flavio, lo guardo subito. È un incubo fatto di persone che continuano a ripeterle che in lei c'è qualcosa di sbagliato. La sua già bassa autostima tocca il fondo e l'odio per i genitori, specie per il padre, cresce a dismisura. Il conflitto interiore, già ben presente, diventa un assoluto tormento che un attimo la fa sentire... Ma pensavo l'avessi copiato, ma bellissimo. Pensavo l'avessi copiato da un'immagine sotto, invece no, ha fatto pure il timelapse. Ma che figo. Ma bravissima, ma Flaviona. Complimenti, ma poi in 2 minuti. Cazzo, grande. Ma grazie a te, cazzo, guarda qua. Ma che brava. Boh. Ma che senso ha? Ma è uguale. Flavia, mia madre. Sei nostra madre, Flaviona. Un bacione. Grazie mille, cazzo. Sono contento. Mi hai fatto tornare il sorriso. Tira in colpa... Ora ritorniamo a essere incazzati. Per ciò che sente e l'attimo dopo le fa desiderare di potersi esprimere come desidera. Decide di cambiare completamente strada e si iscrive al Conestoga College, dove studia infermieristica. Per mantenersi sta dietro a 2 lavori diversi, pur di non dover chiedere nulla alla famiglia. Brava. Il tempo passa e Elisa... Come se fosse orribile farlo, no? Chiedere cose alla famiglia. Che serve ad aiutarti, giusto? Cioè, non lo so, è giusta sta cosa qua. Ditemi voi! Elizabeth, sempre preda dei suoi conflitti interiori. È un vecchio di 45 anni, è vero, sta male. Sviluppa un disturbo Ciao, sgruppolone. Polare, depressione e anche un disturbo ossessivo compulsivo. Ovviamente! Nel 1997 sposa un camionista, Donny Wettlofer, dal quale divorzia nel 2007. È lui a chiedere la separazione dopo aver scoperto che la moglie ha una relazione con una donna conosciuta online. Scusami? Dal quale divorzia nel 2007. È lui a chiedere la separazione dopo aver scoperto che la moglie ha una relazione con una donna conosciuta online. Ok, lei, Elizabeth, tradiva il suo nuovo marito con una donna, ok. Elizabeth decide di mantenere il suo cognome da sposata e in seguito conosce un'altra donna. Dai, non unite bipolarità a bisessualità. Sheila Andrews, con la quale si sposa. Sta Sheila finisce male. Trova lavoro presso la casa di riposo Care and Care. Sheila dirà che la consorte ragionava spesso in modo infantile ed era soggetta a scatti d'ira causati da inezie. Inoltre non aveva alcun interesse nell'aiutarla con la madre anziana e malata che viveva con loro, sebbene quello fosse il lavoro che svolgeva tutti i giorni alla casa di riposo. Nel 2007 qualcosa scatta nella testa di Elizabeth, che si sente spinta a porre fine alla vita degli anziani, di cui dovrebbe invece prendersi estrema cura. Ma come? I suoi primi tentativi di compiere l'impensabile falliscono quando somministra dell'insulina a 2 donne in precarie condizioni di salute. Clotilde Adriano, 87 anni, e Albina De Medeiros, 88. De Medeiros? Sopravvivono. Merda! Elizabeth è stata cauta e non ha voluto esagerare con la quantità di insulina, convinta che l'età delle vittime avrebbe fatto il resto. Ma è bellissima quella maglietta. Ma dove l'ha presa? Con i cazzo di Minions.
Ma dove l'ha presa? Ma arriverò in la prossima festa dove vado, vado in quel modo. Ma è incredibile. Nessuno mette in relazione lei e i due episodi. Sentendosi ancora al sicuro, Elizabeth ci riprova e aggiusta il tiro, Pazza, pazza. ovvero la dose di insulina. Stavolta, purtroppo, riesce nel suo intento. La sua prima No, James Silcox. vittima accertata è James Silcox, 84 anni, un veterano della Seconda Guerra Mondiale che No. lascia una moglie, sei figli e No. molti nipoti. No. È l'11 luglio 2007 e lei è diventata ufficialmente un omicida, solo che nessuno lo sa. Ma sta bevendo da un coso per le once? Buonasera. Ciao, arte concettuale, grazie per l'abbonamento, bro. In seguito, Sheila rivelerà di aver ascoltato la confessione di Elizabeth, ma di non averla presa sul serio. Ad ogni modo, le due si separano poco tempo dopo. Elizabeth rimane da sola a coltivare i suoi pensieri di morte. Va regolarmente da uno psicologo che le prescrive una serie di psicofarmaci che dovrebbero curare i suoi disturbi. Dovrebbero curare se Dal 2007 al 2014, Elizabeth uccide altre sei persone. hanno funzionato. Maurice Granat. Maurice è mor è mori è Maurice è morst è morto. 84 anni. Gladys Millar. Gladys, mi sa che non arriverai a un miliardo di Buonasera, anni Marco. perché sei morta. Un attimo, sto facendo un beat, Pippo. 87 anni. Ellen Mattson. Minchia, Madson, hai lasciato, hai ti ha mezzatos, ti ha ammazzato, ti ha mezzanato, ti ha ammazzatos, ti ha 95 anni. mezzatos. Mary Surawinski. Porco Dio, conoscerai Mary, la Maria Vergine nel paradiso, visto che sei morta. 96 anni. Ellen Young. Non voglio dire niente su Ellen Young. 90 anni. E morì in picco. Morin, mi sa che muristi. Ce l'ho fatta. Elena, un bacione. 79 anni. Tenta di ucciderne altri due, Michael Priddle, 63 anni, e Wayne Edges, Marco 50. Merrino, siamo pronti per una nuova serata. Scary time, pronti per nuove avventure. Non vedo l'ora, Jack. 87, senza però riuscirci. Nel 2014 la casa di riposo, con qualche sospetto e poche certezze, decide di liberarsi di lei con la scusa di una riduzione del personale. Minchia. Lei se ne va pacificamente, ma porta la morte con sé in altre strutture dell'Ontario dove lavora Ma part-time. quanti ne ammazzate? Alla casa di riposo di Meadow Park uccide Arpad Horvath. Minchia, Arpad, Horvat. Ti sei arpartato in paradiso, a quanto pare, eh? Perché sei morto. 75 anni. A Paris tenta di uccidere Sandra Toller, 77 anni. No, aspetta, chi è questa? È lei? Sandra Toller? A Ingersoll ci riprova, fallendo, con Beverly Bertram, Sono zero è il massimo. 68 anni. Ma come ha fatto a farla Ah, questa è la sua forma finale, comunque. franca per tutto quel tempo? Molti fattori hanno contribuito, primo fra tutti l'ambito in cui ha scelto di agire come killer. Persone anziane, spesso con patologie gravi già in atto, alle quali la maggior parte delle volte è bastata una microdose di insulina per morire. E a proposito di insulina e dosi, in quelle case di riposo questa sostanza non viene tenuta sotto stretto controllo come altri farmaci. Le infermiere hanno libero accesso ad essa e non sono obbligate a registrare L'insulina a cosa servirebbe? Non sono molto. Non so, non lo so sta cosa qua. A che serve l'insulina? lievi o ad associare detti pre A morire, diabete. Ah, vero, il diabete. L'iniezione di insulina, sì. lievi al nome Giusto. del paziente. Come detto, Elizabeth è sempre stata attenta a non esagerare con la quantità e a, tra virgolette, scaglionare Regola gli zuccheri, ok. le morti in modo da non destare sospetti, sempre durante il turno di notte. Se ci aggiungiamo che quando un anziano muore si dà per scontato che sia semplicemente giunta la sua ora e che quindi un'autopsia non è necessaria,
abbiamo il quadro completo della situazione. E quando un paziente un po' più arzillo le chiede cosa stia facendo, Elizabeth sorride e risponde: sono vitamine, ordine del dottore. Stronzo. Nel 2016... Comunque è sempre più ingrassata. Elizabeth entra volontariamente in un programma di... Cioè si vede un sacco dal suo corpo che il male che sta facendo un po' le ritorna sotto forma di glucosio. Di abilitazione per liberarsi dalla dipendenza dai psicofarmaci, dei quali fa ormai un uso massiccio. È un modo per chiedere aiuto, visto che si rende conto che in lei c'è qualcosa che non va. Ah, sì? Quando arriva a schiarirsi la mente a sufficienza, scrive una confessione completa e la mostra ai membri dello staff del... Ma abbiamo la calligrafia uguale. ...programma, che subito avvisano le autorità. Forse sono un assassino di vecchio anch'io. Nell'ottobre del 2016 ammette di aver commesso quei crimini e Ma è diventato un pianeta. 8 capi d'accusa per omicidio ricadono su di lei. Merda. Nel gennaio 2017 altri 6 capi d'accusa, 4 per tentato omicidio e 2 per aggressione aggravata. Il suo interrogatorio non mostra una donna in preda alla follia più totale. Anzi, sebbene affermi che nel tempo ha cominciato a sentire delle voci nella testa che le ordinavano di uccidere. Si chiama il pensiero, stupida testa di cazzo. Quando pensi ora ammazzo la persona, non è una voce, il pensiero. Non dà affatto l'impressione di avere perso il contatto con la realtà e la capacità di distinguere il bene dal male. Spiega nel dettaglio. Dai, 2 anni e la usciamo. Cosa ha fatto, quando lo ha fatto e a chi lo ha fatto. Kirby McBacon. Non mostra rimorso, non si dispera e non piange. È calma e composta. Merda. Dal suo atteggiamento pacato si può capire come abbia fatto a passare per insospettabile per tanti anni. Lo psicologo che parla con lei per stabilire se sia più o meno sana di mente. Non lo è. Afferma che tra le tante cose soffre di un disturbo borderline di personalità e di un disturbo antisociale di personalità. Davanti al giudice si dichiara colpevole di tutti i reati. Ma aumenta di 6 kg a ogni inquadratura. E poi quelle piccole mani. E quando il processo si conclude. Scusa? Il giudice si dichiara colpevole di tutti i reati. Ok. E quando il processo si conclude, la condanna è di 8 ergastoli senza la condizionale. Nel concludere questa storia, si è spinti a pensare con un brivido che 8 vittime siano poche. Se pensiamo a tutti gli anni in cui Elizabeth ha lavorato presso la casa di riposo. Infatti sicuramente non ci sono altri. Grazie Duke. Ti ho conosciuto su YouTube e ora inizio a seguirti qui. Mi piace molto seguirti. Che belle parole Duke, grazie mille. Quanti sono stati in realtà gli anziani costretti a incontrare la signora con la falce? Non gisellare, non dire la tua. Ma del tempo. Non gisellare. E quanti quelli che sono sopravvissuti perché dotati di una forte fibra. No, fibra? E quanti quelli che sono sopravvissuti perché dotati di una forte fibra? Di una forte fibra? E quanti quelli che sono sopravvissuti perché dotati di una forte fibra? Ma quale fibra? Una forte fibra? Elizabeth riteneva di avere il diritto di poter intervenire nel corso naturale delle cose. Non gisellare. La sua affermazione è che tanto erano vecchi e sarebbero morti comunque. Non tiene conto della forza della vita. Dibra, grande Luca. Già questa immagine è un gisellamento incredibile. E della volontà di vivere, sempre presenti in ciascuno di noi, fino all'ultimo. Ma mia nonna voleva morire quando stava morendo. Come diceva Cicerone, nessuno è tanto vecchio da non credere di poter vivere ancora un anno. Ma ho amici che si sono ammazzati a 20 che potrebbero dire l'esatto contrario. Se non che si sono ammazzati. E questa era la storia che ho voluto raccontarvi oggi. A gisellato. Come sempre grazie di cuore per aver guardato questo video. Alla prossima. È vero. Che è vecchio. È vero quello che ha detto lei.
Quando si è vecchi magari si può pensare, quando vedi un vecchio magari può pensare che sta per perdere la vita o che non la vuole più, e invece ecco, avete visto quella foto dove lei era ammanettata per via del reato che ha compiuto? Noi siamo ammanettati alla vita, e anche se a volte vogliamo cercare la chiave per smanettarci e morire, in realtà perché abbandonare quello che è l'unico regalo che ci ha fatto Dio? Perché qua di Dio si parla, brutti stronzi di merda, in chat atei del cazzo, non vi capisco e non vi capirò mai.